riplive.it. The next step. Bentornati, eccoci qua prof, sempre come ogni venerdì su Acme dalle 17 alle 18 in nostra compagnia. Ormai è l'ultimo dell'anno, siamo a dicembre. Siamo nell'ultimo l'ultimo mese dell'anno, il freddo si sta avvicinando, l'inverno si sta avvicinando, le giornate si accorciano sempre di più, ma noi vi facciamo compagnia, non preoccupatevi. Ci siamo, poi a breve, tra qualche giorno, arriverà anche la nostra super canzone di Natale di Reply.it, chissà che sorpresa sarà per voi ascoltatori ascoltarci. Bene, però aspettate questa novità assolutamente. E invece oggi prof, cosa siamo a fare qua su reply.it? Siamo qua per conquistare un'altra nuova via, come sempre. E come sempre, prima di iniziare vi diamo i contatti quando ce ne ricordiamo, e oggi ce ne siamo ricordati. Quindi se volete scriverci sul nostro numero di WhatsApp lo potete fare al 349 94 50 223, o se no appunto tutti i nostri contatti, i nostri articoli, i nostri podcast li trovate sul sito reply.it. E invece se volete andare a cercare la nostra pagina di Facebook, la trovate ad Acme Rip, in cui c'è la citazione del giorno in cui vi sveliamo chi andremo a conquistare, e poi la ricondivisione del podcast, siete un pochino più social. Perfetto prof. Vai. Ok, allora siamo pronti prof, svelaci chi sarà il personaggio, il luogo di oggi. Ehi prof, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Sant'Ambrogio. Ehi prof, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare Cane Grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia la fede con il prof, 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 prof. Eccoci qua, scoprendo che oggi sarà il protagonista di oggi Sant'Ambrogio in tutte le sue sfaccettature, da uomo a luogo. Esattamente, anche perché siamo ormai vicini a questa festa così milanese, no? E abbiamo così utilizzato questa vicinanza temporale per cogliere una via che richiama questo grande personaggio, potremmo dire. Esattamente, sempre diciamo nominato per quanto riguarda la festività milanese, quindi il 7 dicembre, magari per chi è di zona Milano centrale nominato per la fermata della metro, o per chi frequenta appunto l'Università Cattolica nominata come punto di ritrovo. E oggi invece noi vedremo da dove nasce questo Sant'Ambrogio, chi è, cosa ha fatto, perché è così importante per la città di Milano. Questo personaggio certamente per Milano, di cui è un patrono, ma potremmo dire molto più ampia la sua capacità di influenza, potremmo collocarla tra i grandi a livello mondiale, o almeno a livello dell'Occidente europeo, tanto per dare una delimitazione, no? E il nostro amico Sant'Ambrogio nasce molto molto tempo fa. Si potrebbe iniziare dicendo: c'era una volta nel 340, perché è un po' indecisa, o 339 o 340. Comunque ragazzi, mi raccomando, 340, non 1340, eh? Sì. Ok, siamo nel 340 dopo Cristo. Nasce Ambrogio. Ambrogio, siamo quindi dentro ancora l'impero romano, quindi siamo ancora in quella fase di storia antica, classica, il medioevo deve ancora arrivare, abbiamo una grande, diciamo così, condizione di cambiamenti in quel periodo, quindi l'impero romano che si sta via via confrontando con la realtà dei nuovi barbari, no? Che sono invasioni. E Ambrogio tant'è nasce a Treviri, quindi siamo all'epoca le Galli, oggi Germania. Quindi se volete fare un ricordo da bambini, nel periodo di Asterix e Obelix nella Gallia appunto nasce il nostro amico Ambrogio. Difatti suo padre era un funzionario consolare dell'antica Roma, quindi controllava, governava in quei territori. Quindi era il cattivo che inseguiva Asterix e Obelix. Il cattivo, erano i portatori di civiltà, il cattivo. Sì, era il funzionario del grande impero romano in quei territori oltralpe.
Successivamente invece poi la famiglia si trasferisce anche per la morte del padre in Italia, e a Roma in particolare con i propri fratelli, Marcellino e Satiro, più grande, lui è il terzogenito, più piccolo, a Roma. Quindi specifichiamo che Ambrogio non nasce col nome di Ambrogio, o sì? Ma erano di origine latina italiana, quindi sarà stato Ambrosium. Ah, ok, ok. E perché appunto era famiglia di salde tradizioni dell'antica Roma, quindi di costruttori, diciamo, dell'impero, quindi romani, italiani, non avevano una origine germanica o francese, per capirci. Quindi vanno a Roma. Roma, il nostro Ambrogio segue le scuole dell'epoca, quindi... E come tutti i personaggi che trattiamo qui ad Acme, anche lui fa degli studi di giurisprudenza per diventare avvocato di legge, sì, diciamo. Sì, un amministrativista, fa studi del trivio, del quadrivio cosiddetti, quindi le grandi lingue dell'epoca e anche gli elementi di diritto, quindi certamente amministrativo. Ma questa cosa comunque lo porta poi a diventare un personaggio importante, significativo, cioè un intellettuale quel periodo. Ricordiamo che poi successivamente lui va a Milano, entra nella corte dell'imperatore e tenete conto che Milano in quell'epoca era capitale dell'impero, quindi era stata spostata da Roma a Milano anche per controllare meglio cosa accadeva, no? Con i rapporti rispetto alla parte più settentrionale, quindi questi grandi movimenti che poi via via diventeranno, no, dei vari goti, ostrogoti, visigoti, unni, no? Quindi siamo in un periodo in cui era importante essere collocati in ambito. E Milano appunto era un centro, un fulcro per quanto riguarda Milano in quell'epoca era la città più importante d'Europa, potremmo dire, la più ricca, la più significativa, centro appunto di cultura e anche di potere, no? Ma anche di comunque abbastanza di lotte, quindi il nostro amico Ambrogio si trova lì anche per cercare di sedare i contrasti tra gli ariani e i cattolici. Ma lui ha già 30 anni era stato nominato consularum, responsabile di un territorio dell'Emilia, no? Con sede a Milano, quindi comunque aveva già un ruolo significativo, e poi successivamente anche nella zona del milanese si è distinto proprio per essere stato capace di comporre i conflitti tra vari pezzi, quindi in particolare tra ariani e cattolici. L'arianesimo era una forma di eresia, o oggi chiamata eresia, all'epoca era un modo diverso di concepire, no, la figura del Cristo, e quindi lui era stato capace di evitare che si ammazzassero, si scannassero tra ariani e cattolici, cercando di farsi ben volere sia da una parte che dall'altra. Comunque è riuscito. Sì, in questo caso diciamo lui da funzionario romano ha riallacciato i vari elementi religiosi e anche nel rapporto con la presenza, l'attività dei pagani. Quindi una figura molto interessante perché si colloca spesso al di sopra delle parti ed è molto ben visto e voluto perché non è mai stato, no, il portavoce di una sola parte. Quindi interessante questo suo collocarsi, tenendo conto che in quel periodo si sono succeduti alcuni imperatori, la madre di uno di questi era ariana, e quindi lo stesso impero romano, no, aveva al suo interno delle diverse opinioni dal punto di vista religioso. Se Costantino qualche anno prima è stato quello che per primo, no, ha dato l'ok al cristianesimo, poi dentro questa grande realtà si alternavano diverse opinioni, ecco, o diverse fedi religiose. E quindi lui è stato in grado di conciliare queste cose pur appunto avendole all'interno del proprio impero, quindi gli ariani. E difatti ci teneva molto che ci fosse la pace, diciamo, in questo senso. Difatti poi anche successivamente si trova a fare delle missioni per i vari imperatori, Teodosio in particolare, Graziano, di cui fu anche il precettore, Valentiniano, che è stato il primo che lui ha avuto come riferimento, per evitare che in quegli anni anche di diverse figure di usurpatori, cioè ogni tanto capitava che magari in altri territori uno si inventasse, sono l'imperatore, no? E quindi muovesse le sue truppe contro
diciamo così, a quell'epoca Milano, per dire e diventare lui, no, l'imperatore. Quindi diciamo lotte di potere molto feroci. E... ma il suo ruolo, ok, amministrativo, ma era tipo un diplomatico? Cioè, si dobbiamo vederlo nell'odierno? Per certi versi l'imperatore, quando poi successivamente diventò anche vescovo, lo incaricarono di fare da mediatore, da come possiamo dire, capire le ragioni dei vari soggetti e trovare delle soluzioni pacifiche. Solitamente gli è andata bene, diciamo, questo è stato il suo dato. Quindi per ora abbiamo visto quanto c'è nella vita di Sant'Ambrogio all'inizio, qual è il suo primo, diciamo... Sì, l'esordio. L'esordio nel sociale, nella politica. Quindi direi, prof, facciamo una piccola pausa, così poi ci addentriamo di più in quella che invece è la seconda fase della sua vita. Oggi, prof, ho scelto una canzone, dato che stiamo parlando del 340, quindi molto tempo fa, tanti capisaldi della musica mondiale, direi, i Beatles. Certo. Come appunto il personaggio che stiamo trattando oggi. Prof, stiamo appunto dicendo quanto la vita di Sant'Ambrogio possa essere divisa in due parti, in due momenti diversi. Abbiamo trattato la vita prima da politico, da amministratore, da come si chiama? Non delegato, ma non mi viene, diplomatico. Diplomatico, sì. Adesso invece la sua vita ha una svolta. Diciamo che tutti i milanesi lo vogliono far diventare il loro vescovo, ma da un giorno all'altro. Sì, lui è stato, abbiamo appena raccontato, un grande mediatore, in particolare tra ariani e cattolici. A Milano c'era prima un vescovo ariano, Aussenzio. Questo muore nel 374 e a quel punto si apre la rischiosissima disfida tra gli uni e gli altri per capire quale vescovo doveva esserci a Milano, quindi se è un vescovo ariano o cattolico. A quel punto, nella massima attenzione di scontro, che chiaramente erano scontri che potevano anche essere molto sanguinosi, salta fuori l'idea che questo personaggio così abile, capace, equilibrato, nostro Ambrogio, diventasse lui vescovo, no? Poteva essere una via di mezzo tra entrambi. Tra entrambi. Sapendo che il nostro Ambrogio però non era per nulla cristiano, vicino alla religione, no? Non era battezzato, ancorché fosse, no, interessato a queste cose. Quindi, in pratica, una volta che viene acclamato, lui poi tra l'altro era molto non era convinto di questa scelta possibile, quindi diciamo che fece del tutto per evitare, quindi nel giro di alcuni giorni scappò via, venne ripreso perché non voleva, addirittura invitò a casa una serie di soggetti, prostitute, per far capire, no, che non, lui era non un romano, era il soggetto, no? adatto. Niente da fare, i milanesi a tutti i costi vollero che fosse lui il vescovo. Caspita, in pochi giorni battezzato, cresimato, vescovo, in settimana, no? Fa tutti i passaggi fino a diventare vescovo. E questo è interessante come vicenda, anche un po', come potremmo dire, caratteristica, no? E viene nominato vescovo appunto il 7 dicembre. E io non sapevo appunto che il 7 dicembre fosse la nomina da vescovo di Sant'Ambrogio, pensavo fosse la data di nascita. E oggi appunto nello studio di Acme ho scoperto che il 7 dicembre viene festeggiato, ricordato il giorno in cui Sant'Ambrogio diventa un vescovo. Un vescovo di Milano, quindi assume questo ruolo e dobbiamo ricordare che la scelta che poi... alla fine ha dovuto accettare, lo segna, perché non fa il vescovo per finta, ma lo fa veramente fino in fondo. E poi è un vescovo un po' diverso dagli altri, comunque si spoglia di tutti i suoi averi, un po' alla San Francesco. Difatti, dona tutte le ricchezze ai poveri, le terre alla chiesa, lascia una piccola parte per la sorella, quindi giustamente per non metterla in troppa difficoltà, e si dedica anima e corpo alla chiesa. Questo credo che sia forse uno degli esempi mirabilissimi di comportamento molto molto morale, e tutto il suo momento di attività come vescovo è stato contraddistinto da una, come potremmo dire, modalità di gestione del suo ruolo, del potere, perché il vescovo, tra l'altro, era un vescovo, avendo avuto questo passato così importante, era molto vicino agli imperatori.
e quindi ebbe anche un ruolo importantissimo di, come potremmo dire, equilibrio, di contrasto contro l'impero. E qui prof, appunto, come da tempi e tempi i memori, il potere temporale e il potere spirituale si trovano a confrontarsi, e il nostro vescovo, appunto, Sant'Ambrogio cerca di portare il potere spirituale, diciamo, un pochino sopra il potere temporale. Comunque ci sono varie vicende in cui l'imperatore deve chiedere scusa a Sant'Ambrogio. Sì, sì, diciamo che tra l'altro nel vicende di quell'epoca, per molti motivi, il vescovo di Milano non diciamo era quasi più importante del Papa, ma era importantissimo, tant'è che poi il rito ambrosiano, cioè tutte queste modalità, anche i papi successivi hanno riconosciuto in Ambrogio una figura quasi paragonabile a quella di un ruolo di un Papa, no? Quindi effettivamente Ambrogio in quegli anni assume una dimensione di grandissimo rilievo e influisce appunto in molti casi con gli imperatori, quando addirittura con Teodosio lo sgrida più volte. E Teodosio, c'è anche l'immagine, diciamo così, dal punto di vista della bellezza anche estetica, di questo imperatore inginocchiato, no? Esatto, e questa immagine si ritrova nel Duomo di Milano, appunto, che l'imperatore inginocchiato davanti al vescovo chiede scusa per ciò che ha fatto tipo una mega strage a Tessalonica, se non sbaglio. Esatto. In cui fa arrivare in questa arena un sacco di persone promettendo tipo una cosa meravigliosa e li ammazza praticamente tutti. Sì, le vicende, diciamo, di quei anni di contrasti di potere, di certo erano, non dico normali, ma frequenti questi comportamenti. E quindi in questo momento comunque il potere spirituale riesce a far sottomettere un pochino il potere temporale, se non sbaglio, prof. Con questo comunque ammissione di scuse davanti al vescovo è un po' un sottomettere questa cosa. No, sicuramente siamo di fronte al momento nel quale il ruolo della Chiesa, ma soprattutto della religione, diventano centrali, tant'è che lo stesso Ambrogio immaginava, rispetto a quello che era l'antica Roma e quindi a quel mondo per molti versi, diciamo, in difficoltà, potremmo dire facilmente corrotto, eccetera, che la Chiesa e il cristianesimo lo rifondasse. In pratica, diciamo che Sant'Ambrogio getta le basi di tutto quello che è stato il Medioevo, dove il ruolo della Chiesa, della religione, è un ruolo di grande rigenerazione. E quindi da lì in avanti abbiamo le figure poi enormi di San Benedetto, San Francesco, eccetera, no? Che grazie alla loro opera ricostruiscono una civiltà. Quindi da un certo punto di vista anticipa, legge nei segni di quello che sarà poi la caduta dell'impero romano, ma immette una serie di elementi nuovi in cui il ruolo dell'uomo religioso, del cristiano, diventano l'uomo nuovo, no? Rispetto all'approccio, modalità, la lettura del mondo che avevano i romani, cioè quello che era l'impero romano di quell'epoca. Eh sì, prof, proprio così, ha, diciamo, dato un po' una svolta, cioè una visione un po' nuova anche. Una visione nuova e una visione centrata sulla capacità, diciamo così, di, come potremmo dire, non essere più legati a quella lettura del mondo che aveva, quindi, potere. Difatti una delle cose su cui spesso Ambrogio si è battuto contro le realtà di potere, potremmo dire, per esempio, leggiamo un passaggio in cui si schiera con i poveri, contro i ricchi, quindi lui stesso diventa anche fautore di una diversa concezione dei rapporti sociali. Da un certo punto di vista potremmo dire quasi un proto-socialista, una certa lettura dei suoi scritti. Bene, prof. Beh. Sei preparato oggi? Proseguiamo, prof. Grazie. Con una canzone e un piccolo spazio pubblicitario del nostro palinsesto, per poi tornare con analizzare un'altra sfaccettatura di quella che era Sant'Ambrogio. Bene. Ci ascoltiamo i REM con una canzone molto felice. Shine happy people laughing.
coppia, la fede con il prof, 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 prof. Maglietta, scrivetecela, ma l'ultima è andata, mi sa. L'ultima maglietta è andata, l'abbiamo regalata a una carissima persona, la nostra fan number one. La vedrà arrivare tra un po', adesso non stiamo qui. Con Poste Italiane. Con Poste Italiane, per cui autografata da Scavalpol. Da Scavalpol? Sì, da Scavalpo. Vabbè, questa cosa qui potevamo evitarla. Quella lì è l'influenza della poltrona che per tanti mesi è stata di Danny D in quasi tutti i programmi. Ormai ha assorbito il suo sudore, il suo morbo. Il adesso suo se umorismo. Ti ci siedi sopra diventi così. Diventi un cretino. Back to the Movies. Ogni martedì alle 21 su replive.it.
musica che hai ascoltato nell'adolescenza, la musica che ti ha trapiantato qualcheduno. Ecco, la musica che si scopre, la musica è così, no? Allieta le ore, le situazioni, i momenti. Mantra Sound, ogni domenica alle 21 su replive.it. La fede con il prof, la fede con il prof. Eccoci ritornati, prof, dopo il piccolo spazio pubblicitario del palinsesto di reply.it. Siamo sempre qui a parlare del nostro amico Sant'Ambrogio. Abbiamo fatto un excursus sulle sue due parti della vita, quella più politica e quella invece più religiosa, e adesso andiamo un po' nelle curiosità della vita, diciamo, più religiosa. Sì. Beh, più che curiosità, diciamo alcuni passaggi interessanti che potremmo ricordare come la figura, no, diventi particolarmente significativa. Una vicenda che segna in maniera molto forte il rapporto con un certo Agostino, che poi sarà riconosciuto, ricordato come Sant'Agostino, no? Quindi abbiamo questo personaggio che viene dal centro dell'impero, lui come origine algerina, no? Agostino di Ippona, grande retore, capace, abile, mandato a Milano per contrastare Ambrogio, no? Quindi era in pratica stato mandato a battere, a vincere, no? Nell'ambito sia di capacità oratoria, filosofica, eccetera. Cosa accade? Questo personaggio invece viene conquistato d'Ambrogio, quindi Sant'Ambrogio riesce a battezzarlo e a farlo diventare un grande della Chiesa, tant'è che Sant'Agostino sarà uno poi dei grandi, quattro grandi dottori della Chiesa, ed era partito come colui che doveva sconfiggere Sant'Ambrogio. Questo come ci nemico, dice, è passato dall'altra parte invece. Quindi Sant'Ambrogio è stato così capace, così abile, così penetrante da conquistare il principale nemico mandato, no, contro di lui. Questo ci dice anche lo spessore del personaggio. Infatti, le doti che appunto aveva. Un grande oratore, grande capacità di interpretare, leggere nel cuore delle persone. Nei suoi scritti, tra l'altro, racconta come lui ascoltava tutti i milanesi, no? Quindi spessissimo era in condizioni, no, di ricevere vari personaggi, persone anche i più poveri, no? E da come camminavano, racconta, per arrivare a parlare con lui, già si faceva un'idea della persona che fosse. Quindi aveva già, diciamo, scavalcato i tempi su quello che dicevamo prima, quello che è il messaggio non verbale. Potremmo dire che in qualche misura potremmo cogliere nelle sue parole alcune cose che poi sono state studiate in California, a Palo Alto, dal Paul Watzlawick, quindi sulla prammatica della comunicazione umana. Quindi aveva qualcosa come 1600-1700 anni di vantaggio rispetto a questo. Era un po' troppo avanti rispetto ai tempi. Era un po' troppo avanti. Ma credo che proprio questo gli permettesse di rendersi conto di quella persona che di fronte che cosa aveva nell'animo, e quindi poter entrare in sintonia, oggi potremmo dire quasi in empatia. Rapporto, in empatia, modellandola, e quindi come tale poter conquistarla nel caso, come ha fatto in questo caso con Sant'Agostino. Ma non è l'unico che è stato capace di conquistarsi, quindi da un punto di vista anche, parliamo degli imperatori che non erano gli ultimi arrivati, no? Essere in grado di lavorare nell'animo di questi soggetti per imporre, non è che avesse le truppe, convincere, non è che avesse le truppe, dire, ma no, aveva quella enorme capacità sia di linguaggio retorico, ma anche di carica spirituale umana per entrare, no, nelle pieghe, le contraddizioni dell'animo anche di un imperatore. E oltre che ad essere un grande oratore, quindi usare bene la parola, era anche un grande praticatore, cioè nel senso che metteva in pratica ciò che annunciava, ciò che diceva. Come per esempio il fatto della sinagoga occupata dai cristiani, che voleva essere invece conquistata dagli ariani, giusto prof? Era una sinagoga, no? Era una chiesa? Una chiesa, sì. A Milano c'era un dibattito, in pratica gli ariani rivendicavano una chiesa, Ambrogio non era assolutamente d'accordo e la fece occupare. Quindi tutti i cristiani dentro a questa chiesa, e dato che l'occupazione durò molto tempo, tante ore, per tenere svegli i cristiani durante questa occupazione, che cosa escogitò il nostro amico Ambrogio? Ambrogio si scopre anche un grande musicista, ha inventato una serie di canti, di inni, che sono stati introdotti nella liturgia
cristiana, che non c'era prima questa pratica. Quindi cantiamo tutti insieme i vari inni a vari cori, così stiamo svegli, perché prima appunto nella liturgia cristiana erano in voga di più i salmi, quindi sì, che c'erano dei cori specifici che facevano quel pezzo, ma il popolo, diciamo i cristiani che partecipavano alla messa, non partecipavano direttamente a questi canti. Invece con gli inni si passa di più a una democrazia del coro. Sì, una grande partecipazione. L'occupazione avanti finché alla fine gli eredi si stancano e se ne vanno. Quindi anche in questo caso uno scontro particolarmente difficile lo risolve a furor di popolo, quindi con la gente presente che canta, che prega, e alla fine riesce, senza aver, diciamo così, versato una goccia di sangue, ad aver ragione. Credo che questo in certi casi sia veramente una grandissima capacità di visione, no? Mi fa venire in mente le marce da pace di Martin Luther King, con questi canti, in certi casi, bah, è una figura che ha usato, per quanto quell'epoca potesse essere assimilabile, questo tipo di modalità, di strumento, il canto, il coinvolgimento, la partecipazione, la capacità di esserci, no? Esatto, appunto, della praticità anche di questo uomo. Pensa le cose, ma anche politicamente agisce, non sta a demandare, è in prima linea, direttamente coinvolto, impegnato. Lui stesso come esempio, no? Quindi vita ascetica, di religione, eccetera, dice alcune cose, ne fa altre. Per primo da testimonianza, e su quella sua testimonianza invita tutti a seguirlo. Sì. Parentesi mia, prof, che sai che io vado con le mie parentesi. Sì. Cari genitori, ascoltate questa cosa, perché spesso mi trovo genitori che mi dicono: mio figlio non rispetta le regole, ma loro sono i primi ad arrivare, tipo a un quarto d'ora dopo l'ora di chiusura dei cancelli. Quindi mi raccomando, cioè, parte pedagogica della puntata. Caro genitore, se vuoi essere un buon genitore, un buon educatore per tuo figlio, devi essere tu il primo testimone delle tue regole. È incredibile. Poi nessuno è perfetto, ma il tuo sforzo costante deve dare testimonianza. Non c'è più cosa più utile della parola, cioè, che piuttosto che la parola, è meglio usare la pratica per un genitore rispetto a suo figlio, ai bambini, così sì, come sì, anche sì, le insegnanti e via dicendo. I fatti parlano, il comportamento parla. E quello che tu stai o cerchi di far passare o insegnare, in certi casi, diventa potente se il tuo comportamento è coerente con quello che stai dicendo. Altrimenti sono solo parole, invocazioni, acqua che scorre sul mare ma non lascia traccia. Esattamente. Un altro aspetto che Ambrogio aveva visto nella sua società, quindi ha aperto gli occhi, era consapevole di quello che c'era, era la situazione della donna o comunque della famiglia in generale. Sì, interessante questo fatto, perché mette in rilievo nei suoi scritti e neanche sua azione proprio il fatto che nella famiglia, e qui siamo, ricordiamo sempre, all'epoca antica Roma, Costantinopoli, no, quindi imperatori, che la donna era in pratica oggetto di, lui dice, quasi come fosse venduta, schiava, insomma, chi aveva più risorse poteva comprarsi, no, il matrimonio, e quindi la donna era senza voce in capitolo. Era una merce di scambio. Era merce di scambio. E allora lui pone invece il fatto che nel matrimonio tutti potessero essere pari, e quindi non un contratto ma una cosa diversa, e soprattutto dice: se tu vuoi essere persona libera, non ti sposare, e scegli invece in questo caso la castità, l'ascetismo, e dedicati alla chiesa in questo caso. E quindi certamente in quel mondo, in quelle condizioni, aveva già una visione, direi, molto disincantata, comunque, cioè, nel senso, capiva bene come stava andando avanti la società. Sì, una società maschilista, patriarcale. Lui indica, cerca di indicare altre strade e segnala il problema. Poi certamente siamo nel IV secolo dopo Cristo, e chiaramente era un mondo classico ancora, no? Tutto il mondo greco-romano era centrato sulla figura maschile, la donna non contava nulla. Aveva però individuato una necessità di cambiamento, questo è il dato. E la risposta è una risposta, chiaramente, in questo caso, no, di verginità e castità, connessa con il messaggio che in quell'epoca
la Chiesa poteva dare, ma era un segnale di libertà, cioè, fai, poi puoi fare quello che tu credi sia meglio, no? Dedicati a questo tipo di percorso. Diciamo che il matrimonio appunto non era visto benissimo in quel periodo, non esisteva un fondamento d'amore per il matrimonio in quel periodo. E siamo in una fase in cui incomincia a formarsi l'idea che poi noi abbiamo di famiglia, cioè, o più esattamente, la famiglia dell'antica Roma erano le famiglie nobili o imperiali, e quindi Cesari, la famiglia Claudia, no? Ma erano tutte centrate con una chiarissima funzione di potere, di ruolo della generazione, genealogia maschile. Famiglia. Il padre famiglia, esattamente. Quindi la donna, quando c'era, era un'aggiunta. Tanto per ricordarsi, Nerone, imperatore molto discusso, uccise la madre Agrippina, quindi in qualche misura la componente femminile era dedicata alla semplice riproduzione, ma posizione totalmente secondaria. Grazie a Dio quel periodo l'abbiamo superato. Lo abbiamo superato e oggi invece ci lanciamo in un fortissimo e bellissimo grangio dei Nirvana con la loro canzone Polly. Ho scelto una versione unplugged perché è più bella, più viva. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me having seen let me clear dirty lanes. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Falling wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Just didn't ask for fuel. Isn't me having seen? Let me clear dirty lanes. Let me take a ride with yourself. Want some help? Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Polly says, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me haven't seen? Let me clear dirty lanes. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got to know, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Pezzo bellissimo questo dei Nirvana, che mi ricorda un sacco il periodo delle superiori, perché vabbè, Nirvana sono state la colonna sonora del mio liceo artistico insieme ai Metallica e agli Scancanensi, e quindi oggi ci tenevo a ritornare un po' indietro nel tempo con il grande Kurt Cobain. Perfetto, un po' di revival, sì. Va bene. E parlando di revival, ho detto al prof, l'ultimo pezzettino... facciamo un po' di storia dell'arte, appunto parlando di liceo, parlando di studi di storia dell'arte che ho fatto appunto anni fa, ci tenevo un po' a raccontare quella che è la Basilica di Sant'Ambrogio. Basilica di Sant'Ambrogio, prof, che in realtà
non si chiama solo Basilica di Sant'Ambrogio, ma ha un nome lunghissimo. Si chiama Basilica Romana Minore Collegiata Abbaziale Propositurale di Sant'Ambrogio. E caspita, facciamo un libro. Un libro titolo. Solo sul nome. Appunto, era nata, come mi stavi dicendo nella pausa, come una basilica dei martiri, perché appunto il nostro amico Sant'Ambrogio aveva recuperato i corpi di Gervaso e Protaso per metterli appunto nella cripta. Infatti, se voi andate adesso nella Basilica di Sant'Ambrogio, nella parte sottostante c'è la cripta, una cosa molto misteriosa per me sempre ogni volta che parlo di una chiesa. E ora ritrovate le spoglie di appunto Gervaso e Protaso, ma anche del nostro amico Sant'Ambrogio. Ok, partite di sotto. Però noi iniziamo dall'esterno, certo, della Basilica di Sant'Ambrogio. Dove si trova questa Basilica di Sant'Ambrogio? Come dicevamo prima, nel centro di Milano. Quindi uscito dalla metro verde Sant'Ambrogio, vi trovate proprio davanti alla facciata di questa basilica. E come vi sembra questa facciata? Questa facciata è una specie di capanna molto larga e schiacciata. Davanti alla facciata però è, diciamo, costeggiata da due colonnati. Quindi la facciata cos'è che ha davanti? Ha tre arcate, in realtà sono cinque, ma le due laterali sono nascoste dalla colonnata laterale, come anche la parte sottostante, perché sono due logge sovrapposte, una sopra e una sotto, come se fossero due piani, ok? Al piano terra ci sono questi cinque archi, al piano superiore idem. Gli archi che stanno al piano superiore sono in, diciamo, decrescente, cioè quello in alto, quello in mezzo è più grande, gli altri e gli altri sono a decrescere. In che stile è fatto? Ovviamente uno stile romanico-lombardo. Una novità per il romanico, perché non esisteva in realtà uno stile romanico-lombardo, e quindi è la Basilica di Sant'Ambrogio un po' a dare l'innovazione a questo stile, che in realtà era solo romanico prima. Ovviamente i capitelli di queste colonne, perché appunto è pieno di colonnati sia all'interno che all'esterno, sono dei capitelli con degli elementi romanici, quindi ritroviamo dei ghirigori vegetali, quindi degli intrecci vegetali o animali. Capitelli, prof, tu ti ricordi dagli studi dell'arte com'erano i capitelli? Gli stili? Ionici, corinzi. Ionico, dorico e corinzio, esatto. E questa qua è il corinzio, quello un pochino più barocco, quello che arriva più alla fine. Con più foglie, eccetera. Con le foglie. Quello invece dorico, base e ionico sono quelli proprio semplicissimi, cioè squadrati e basta, non c'è nessuna decorazione. Un ricciolino magari. Minuscolo proprio. Il materiale con cui è realizzata tutta questa basilica è un materiale povero, cioè non è come il Duomo che è meravigliosamente maestoso con questi marmi bianchi pazzeschi, no, è fatto con dei mattoni, i mattoni rossi, la pietra in tonaco bianco, quindi i colori che voi ritrovate sono appunto questi, questo grande colpo d'occhio sul rosso del mattone, e queste colonne per di più sono bianche con questi capitelli decorati. Vuoi sapere altre cose, prof? Dai. Andiamo all'interno, entriamo nella Basilica di Sant'Ambrogio e cosa troviamo? Guardiamo in alto, prima cosa, e troviamo queste volte a crociera. Cosa sono queste volte a crociera? Vuol dire che noi alziamo gli occhi e vediamo praticamente una croce che si intreccia per fare queste volte. Andiamo appunto nel piano sotto, e nel piano sotto, come dicevamo prima, troviamo la cripta. Ma questa basilica, cioè di solito le basiliche hanno un campanile solo, no? Perché vabbè, di solito tutte le chiese che avete in giro hanno un campanile. Questa chiesa no, ragazzi, questa chiesa ha due campanili. Uno dei canonici, che è più alto, più maestoso, più bello, e uno dei monaci, che è un pochino più basso. Quindi se guardate la basilica da fuori, a destra avete quello dei monaci, che è un pochino più basso, e a sinistra avete quello dei canonici, che è un pochino più alto. Ecco, un pochino di storia dell'arte, di quello che era la Basilica di Sant'Ambrogio. Ma prof, c'era una cosa troppo bella che non potevo non raccontarvi. Nel cortiletto fuori della Basilica di Sant'Ambrogio c'è una colonna. Sì. Una colonna bianca che ha una leggenda pazzesca. Si chiama, e viene chiamata la colonna del diavolo. Perché si narra che Sant'Ambrogio un giorno combatté contro il diavolo. E nel combattimento a un certo punto il diavolo andò a incornare questa colonna. E quindi nella colonna voi potete vedere due buchi. E che si narra che siano i buchi delle corna del diavolo. E leggenda vuole che se andate ad annusare vicino a quei buchi c'è odore di zolfo. Tremendo. Se appoggiate l'orecchio alla colonna sentirete i rumori dell'inferno. Quindi questo è bellissima. In realtà era una colonna che veniva usata per incoronare gli imperatori germanici. Niente di tutto questo. Però è bello, prof. Le leggende danno sempre una sorta di cosa magica, bella, un po' strana.
arricchiscono di altri significati, arricchiscono la storia di quello che il popolo, la gente percepiva e arricchiva, no? Questo tipo di situazione. Bene, bellissima cosa. E comunque, prof, questa basilica che hanno iniziato a costruire nel 379 ha avuto continui... continue persone hanno messo mano a questa basilica e l'ultimo, diciamo... completamento della basilica sia nel 1099, quindi cioè ci sono stati continui rimaneggiamenti di questa basilica pur mantenendo la struttura appunto che ha. Ricordiamo che la basilica è vicino all'Università Cattolica del Sacro Cuore appunto, e all'interno di questa dell'università che appunto ho frequentato ci sono anche dei chiostri di Sant'Ambrogio e molto caratteristici per chi appunto ha la possibilità di andarli a visitare. Tradizione vuole che nel chiostro principale, una volta laureati, si ha la possibilità di attraversarlo di corsa, ovviamente a piedi scalzi per non rovinare il praticello verde, e questo, diciamo, dà la conclusione al percorso universitario, appunto, nei chiostri di fianco alla Basilica di Sant'Ambrogio. Chiostri che non si possono attraversare. Assolutamente, mi raccomando, ascoltatemi tutti i studenti dell'Università Cattolica, il chiostro non si attraversa mai completamente a X da una parte all'altra se non siete ancora laureati. Se non siete ancora laureati dovete fare l'angolino, il giro. E quindi non... No, sarebbe una porta malissimo. Maledizione, grandissima. Non vi laureate. No, mai più. Oh, quindi questa interessantissima, diciamo così, costruzione, no? Nostro Sant'Ambrogio, che siamo in un'epoca lontanissima, certamente varie epoche via via riaggiustata, ma da questo segnale fatta di mattoni, no? E difatti noi abbiamo già prima accennato a questo atteggiamento di Sant'Ambrogio di povertà, di avvicinamento al popolo, comunque. Avvicinamento al popolo e non scelta di non essere accumulatore di ricchezze, no? Lui nel suo scritto proprio fa riferimento, cioè, alla terra come bene comune, terra che deve essere di tutti e non di solo uso dei ricchi, no? Quindi introduce un concetto, la terra un bene comune, caspita, no? Già la rivendicazione nel Novecento dei socialisti, no, di dividere la terra. E poi un altro passo, quando parla del potere, dice che il potere non sia preteso a pochi, ma possa succedersi con altri, come libera decisione. C'è una sorta di democrazia. Una sorta di democrazia. Poi parla anche di repubblica, quindi già tratteggia alcuni elementi base di quelli che sono l'uscita da una condizione di impero e una libera scelta, quindi quasi una forma di elezione. Ecco, credo che anche in questo caso Sant'Ambrogio abbia visto lunghissimo, ma probabilmente in quella fase di grandi cambiamenti, di passaggio, appunto, una serie di certezze venivano messe in discussione, quindi quel mondo classico greco-romano non aveva più grande futuro, no? Infatti in 80 anni poi si distruggerà, si scioglierà. L'impero romano d'Occidente volge al termine e Sant'Ambrogio mette le basi per il cambiamento. E difatti avete questa figura enorme, questa capacità di generare il nuovo. Sant'Ambrogio, rito ambrosiano, grande santo, grande, diciamo così, uomo di cambiamento, di innovazione. Quindi quando sarà il 7 dicembre ci ritroveremo, per chi lavora a Milano, a restare a casa e quindi a gratificare il signor Sant'Ambrogio. Ricordiamoci quanto innovatore fu per la città di Milano e non solo. E un'ultima chicca, appunto il mercatino degli obei si svolge lì davanti alla nella piazza della Basilica di Sant'Ambrogio. Quindi andiamo a vedere la Basilica, andiamo anche al mercatino, che è tutta una cosa divertente e interessante. Assolutamente sì. Obei, prof, sai come mai si chiamava così? Beh, cos'è il grido che facevano, che sono belli, no? Sì, chiamavano i mercati, cioè i ragazzi, i signori che erano lì appunto a vendere le proprie cose, chiamavano i ragazzi: obei, venite qua a comprare. E quindi è rimasto il mercatino degli obei. Quindi cogliamo l'occasione, andiamo a visitare anche la basilica in questo weekend di Sant'Ambrogio. E niente, noi ci sentiamo settimana prossima, prof. Arrivederci allora. Ci salutiamo con una canzone che adesso va tantissimo e mi diverto un sacco ad ascoltarla. Quindi, dato che il caro amico Ricky Wonder non ha voluto metterla nel palinsesto, ce la mettiamo noi, ed è Offenbach con Catchy. E mi raccomando, alziamoci dalla sedia e scateniamoci.
Oggi. Quello che facciamo sempre, Fede, cercare di conquistare cane grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof, per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia la fede con il prof, 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 prof. RipLive.it. The next step.